Io non so parlare d'amore è un album di Adriano Celentano del 1999 che ha venduto ben 2 milioni di copie. Il titolo del disco, scritto da Mogoli in coppia con Gianni Bella, è preso proprio da questa canzone, i cui primi due versi recitano: io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei c'è troppa luce. La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Sarò sincero, resterò quello che sono. Disonesto mai lo giuro, se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sei. Io lo so, mi contraddico. Da Gianni Morandi in una serata dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia come brano di apertura del Festival di Sanremo. Rinascimento, scritta da Mogoli e Gianni Bella, è una canzone di grande spessore musicale e dal testo intenso che, in un mondo in difficoltà, invoca alla speranza, alla ricerca di valori più puri e a quella conoscenza che ci può restituire un mondo migliore, un mondo più nostro. Morandi l'ha voluta incidere anche per prestare la voce all'amico Gianni Bella che, colpito da un grave ictus,
non era in grado né di suonare né di cantare. Questo mondo tende la sua mano, forse cerca Dio, cerca aiuto a Dio. Attenzione, davvero, no? è stato bello, anche perché, fatemi fare il prete della situazione, anche perché Mogol ha dei testi veramente molto molto belli, profondi anche dal punto di vista umano, spirituale, della fede, quindi per me è stato un onore essere la voce narrante di questa serata, ecco. Perfetto, grazie, stai qua. Allora, adesso voglio chiamare qua vicino a me ovviamente gli altri due organizzatori della serata, quindi Antonella Patruno e l'insostituibile Gianni Roversi. Dai, non fare il timido. E poi volevo ringraziare chi ha lavorato stasera magari in regia dietro le quinte, quindi Federico Grosi, Vittoria, Lorenza, Renato.
poi volevo fare un altro ringraziamento ovviamente all'amministrazione comunale e alla Fondazione Novarte che ci hanno permesso di realizzare lo spettacolo stasera, poi alla Donatella Barbi che ci ha fatto la prevendita dei biglietti, che è stata carinissima, quindi grazie Donatella. Poi ovviamente a Tony e a William che stasera ci hanno ripreso, ci hanno fatto le riprese, Lornella che ci ha prestato i fiori, è stata gentilissima, e Graphic Center Otello per la realizzazione dei volantini. Ti fermo solo un attimo Lisa, perché abbiamo un pensiero ovviamente per le organizzatrici, per Lisa e per Antonella. Maurizio viene, abbiamo un pensiero. Grazie Maurizio. Ci auguriamo che lo spettacolo sia stato del vostro gradimento. Non è finita, no. C'è una sorpresa finale, quindi c'è un putpourri, un mix di due pezzi di Lucio Battisti che canteranno tutti. Adesso li facciamo entrare mano a mano. Lisa, sì. Ti do... Allora, facciamo così. Nel tanto che voi sistemate, noi facciamo l'ultimo ringraziamento ovviamente alle persone più importanti forse della serata, che sono i nostri musicisti. Bravi, bravissimi. Quindi... Fausto Dotti, Maurizio Bianchi, Stefano Fogli, Franco Corsi, Leonardo Mondadori. Bravi, bravi. Poi alle nostre fantastiche coriste, tutta sera tener botta una voce, sono state molto veramente brave. Quindi Silvia Luppi, Lia Setti e Mara Durato. Pensiero per le donne. E adesso vi chiamo sul palco il resto della crew. Sì, perché prima mi hanno chiesto giù dalla platea perché non abbiamo presentato i cantanti. Quindi li presentiamo alla fine. Benissimo, giustamente. Quindi Antonio Patruno. Vai. Massimo Martini. Eros Ferraresi che ci ha lasciato perché non ricordare. Daniele Bergamini, Barbara, lui, Leonardo che è già qua, Samuele Castaldelli, Stefano Boni, Francesco Tacinelli e Luigi Castellani. Ecco, volevo precisare che... Io volevo dire una cosa, scusa Gianni, perché noi avevamo le rose per le donne stasera, no? In realtà gli ho detto con Renza, man mano che entrano le donne gli passi una rosa, e lei mi ha detto, me ne è rimasta una, Renza, ma quella cara è per te. E ci ha aiutato qua dietro. Ci mancano due, manca la Laura Mandini e la Debora Bagnolato. Ecco, volevo solo aggiungere che non c'è stata la presentazione, perché questo è uno spettacolo teatrale. A teatro non c'era la figura del presentatore, ma c'era la voce narrante. Don Iuri ha fatto la voce narrante. Se a Don Iuri avessimo fatto fare il presentatore, era un ruolo proprio, diciamo, non adatto alla sua figura. Quindi lui era la voce narrante e tal doveva rimanere, perciò alla fine abbiamo presentato tutti i cantanti. Ecco il motivo perché prima non li abbiamo presentati. Però li conoscete praticamente tutti, quindi non c'era forse neanche bisogno di presentarli. Siamo pronti per il finale? Vi lascio il microfono. Don. Anche più ricco, Un dentrice gli occhi azzurri e poi le due ragazzette rosse. Fate sentire pubblico!